di trasformazione che non c'è dato sapere. Tra l'altro osservo anche che ci sono 130.000 tonnellate di residui di prodotti della reazione chimica che non si sa che sono, perché se si fa un bilancio di massa tra quello che si brucia e quello che ci hanno detto esce fuori, in mezzo c'è un'enorme quantità di sostanze che ancora non ci hanno detto che cosa sono. Hanno detto all'assemblea di Marcignana, ve lo diremo, ok, quando ce lo diranno. Vabbè. Detto questo, io ho provato ad analizzare il rischio da un'altra parte. Loro hanno sempre ammesso che questo impianto era soggetto alla Seveso. Ora, dire la Seveso per tanti richiama alla mente quello che è successo ormai decenni fa nella città di Seveso, dove a causa di un incidente importante sono per diversi anni le indagini epidemiologiche hanno evidenziato malattie verso bambini, verso la cittadinanza molto importanti e gravi e letali purtroppo. E a seguito di quell'evento fu fatta una legge specifica, Seveso 1, Seveso 2, siamo alla Seveso 3, che andava a normare il rapporto tra il luogo dove questi impianti venivano realizzati e l'impianto stesso in base a un'analisi del rischio, perché quello che viene fatto in questi casi è capire il rischio che ne deriva. Perché questo obbligo della direttiva Seveso da applicare? Perché se si va a vedere banalmente i numeri che loro hanno dichiarato, i proponenti, cioè 256.000 tonnellate anno di prodotti che vengono trattati e 125.000 anno che derivano di metanolo di tonnellate e 1.600 tonnellate anno di idrogeno, basta dividere per 360 e si trova che basta un giorno e mezzo di stoccaggio per avere quantità di stoccaggio superiori a quello che servono per rientrare nella direttiva Seveso.